Allora. Di nuovo il più cordiale interconnessi. Oggi proprio è una battaglia con le linee telefoniche. C'è una compagnia nazionale di bandiera, chiamiamola così, che ha dei problemi purtroppo vistosi, i collegamenti saltano e noi tentiamo di fare l'impossibile. Maria Pia Pace, buon pomeriggio di nuovo a te. Buon pomeriggio Roberto, buon pomeriggio di nuovo a tutti, speriamo di farcela oggi. Oh, finalmente ci siamo, dai. Pronto? Pronto? Sì, ti sento, Sì, ti sento. dicevo, finalmente ci siamo, Roma Extra Roma con la giornalista Maria Pia Pace. Allora, andiamo subito ai temi caldi del giorno, carissima Maria Pia. Prima, innanzitutto, la Roma. È una Roma che mi dicevi già in privato, me l'avevi detto già nel primo collegamento che poi è saltato, che comincia a non piacerti su qualche aspetto, ma sono ricadute ataviche oppure è un momento di transizione che passeremo subito, secondo te? Guarda, non credo sia un momento di transizione, almeno per quello che è il mio sentore, rispetto a quello che è il mio sentore. Credo che ci siano dei problemi in questa squadra, problemi che sono stati evidenti già nella seconda metà del campionato scorso e che secondo me stanno tornando a galla. Sinceramente, se dipendano o meno da Rudy Garcia, non lo so, ci sono state molte critiche, tu lo sai, in seguito alla gara di Champions League contro il Barcellona. Non rispetto alla gara con il Barcellona, ma alla gara di campionato subito dopo la Champions, rispetto al turnover e quant'altro. Io dal mio punto di vista invece ho condiviso il fatto del turnover perché è giusto che si trovi una quadratura anche con una formazione diversa, dovendo viaggiare su due binari paralleli che sono quello della Champions League e quello del campionato. Quindi è giusto che si trovi in un paio di formazioni adatte a giocare entrambe le competizioni. Il problema, secondo me, nasce all'interno dello spogliatoio, poi questo è semplicemente un mio parere, Sì, lascia il tempo che trova, però secondo me è un problema di spogliatoio, un problema di gestione caratteriale di Rudy Garcia che non riesce a trovare la quadratura del cerchio. oggi qualcuno qui in questa trasmissione, durante i messaggi che ci sono arrivati, ci hanno detto: guarda che come si dice, Rudy Garcia sta finendo il suo ciclo. Secondo te è prematuro dire questo? No, secondo me non è prematuro, ma ormai è in ballo e credo sia giusto che lo facciano ballare perché cambiare l'allenatore in questo momento secondo me sarebbe ancora più controproducente. La scelta avrebbero dovuta farla probabilmente alla fine del campionato scorso. Avendolo riconfermato, ora secondo me dovrebbero tenerlo, però ecco, dovrebbe cambiare qualcosa in lui, dovrebbe essere intelligente lui a rendersi conto che qualcosa non va. Probabilmente, a mio avviso, c'è un rapporto forse troppo familiare con i giocatori, non c'è quell'autorità da parte sua, non so, è un mio pensiero, un mio sentore. Quindi un clima troppo familiare che dovrebbe invece lasciare il posto a uno meno familiare e più professionale. Più professionale, probabilmente sì, probabilmente sì. Ma ritieni che questa crisi della Roma sia transitoria? Se di crisi si può parlare, poi Ecco, attenzione. esatto, stavo dicendo proprio quello, se di crisi si può parlare, diciamo la verità, nella gara infrasettimanale c'è stato anche un pizzico di sfortuna contro i giallorossi, ora al di là del primo gol di Ederro su punizione effettivamente. Possiamo dirne quante ne vogliamo sulla barriera che era stata posizionata, effettivamente era quasi inesistente. Però diciamo un pizzico di sfortuna perché tutto sommato la Roma non ha giocato male. La cosa che mi fa sperare è che l'anno scorso si è partiti meglio e poi si è andati diminuendo, si è andati calando. Quest'anno probabilmente la cosa che voglio sperare è che si sta partendo più lentamente e che poi si riesca invece a trovare una continuità dopo qualche giornata. Anche se già dopo 5 giornate l'Inter è a punteggio pieno e se ne sta andando. Se ne sta andando, credo sia prematuro Roberto, anche questo lascia il tempo che trova. Per il momento sembra che l'Inter abbia imbroccato la strada giusta. Poi. Vediamo come andranno le cose. Non credo anche in quella realtà che
ci possa essere una grossa continuità. Non ce lo auguriamo nemmeno, Roberto, Beh, ovviamente. questo poco ma sicuro, però diciamo che quei punti le squadre di Mancini di solito cercano di prendere un vantaggio perché poi tra gennaio e marzo scoppiano. Di solito è questa la realtà delle Esatto, squadre di Roberto Mancini. esatto. Quindi prima tentano di accumulare come le formiche per poi amministrare il vantaggio e arrivare alla fine del campionato stremati, senza forze e ci provano, no? Noi eravamo Esatto, non con Ranieri per sappiamo un se pizzico. riusciranno a tenere fino alla fine il campionato, mi sembra prematuro ancora per dire questo. La cosa che emerge però da questo campionato è che comunque diciamo il livello del calcio italiano è sceso parecchio, non sei d'accordo su questo? Sì, è sceso parecchio, siamo su un livello medio-basso, non medio-alto, assolutamente, sono d'accordissimo con te. A proposito, invece di Maria Pia Pace, giornalista, allora, l'Inter per il momento ha imbroccato la strada giusta, la Roma deve ritrovare la strada giusta, ma io penso che già da Genova l'aveva trovato, due episodi e qualche disattenzione l'hanno condannata, perché la Sampdoria, vorrei ricordare a tutti, ha fatto solo catenaccio e ripartenza, catenaccio e ripartenza. Domani Esatto. sera il Carpi verrà a fare la stessa cosa, perché non ci aspettiamo che gli avversari dicano prego, questa è la porta, si chiuderanno, ma è normale, fanno gli avversari, no? Fanno il loro Certo, ruolo. assolutamente. Allora, E io non ci dimentichiamo poi il problema della curva che non sarà presente. Oh, e poi su questo voglio ritornare un attimo perché Fabrizio Busnengo oggi pomeriggio ha usato delle parole, secondo me, molto sagge, molto diplomatiche. Però prima entriamo un attimo sulla nostra capitale. Allora, la Roma sta ritrovando la strada maestra. Il sindaco Marino la ritrova la strada maestra, Maria Pia? Credo che dopo due o tre interventi con voi abbiate chiaro quello che è il mio parere e la mia posizione in merito. Non ho stima del sindaco Marino, non lo nascondo affatto e non ho fiducia in quella che può essere una sua eventuale ripresa. Vedo Roma in una condizione davvero deficitaria e stento a credere che possa ripartire con questa amministrazione. Credo che la nostra capitale necessiti di una testata molto, molto forte e importante, che sia quella ovviamente di un cambio di gestione totale. Cambio di gestione che però, come dicevamo anche nell'ultimo collegamento. Maria Pia, nell'ultimo collegamento e qui oggi non ci siamo proprio, ragazzi. Ah, mamma mia, questo è il bello della diretta, però stavolta il tratto con Maria Pia Pace me lo voglio tenere, stavolta lo lasciamo in archivio al coordinamento Stefano Tini, lasciamolo in archivio questo pezzo, vediamo se riusciamo a ricollegarci, vediamo se riusciamo a ricollegarci, tentiamo l'impossibile. Sì, aspetta, 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 ecco, di nuovo in diretta, Maria Pia, ci sei? Sì, ci sono. Oh, oggi Mi proprio, eh? sentite adesso? Sì, oggi lottiamo contro tutti e tutto. Dicevo, allora, il commento sul sindaco Marino tecnicamente è negativo È negativo, e lo sì. hai evidenziato molto bene, però io ti faccio una domanda. Il partito che lo sorregge, che è il Partito Democratico, no, mi rivolgo alla direttrice di Stato, non facciamo settarismo politico, per cui tranquilla. Allora, Assolutamente. no, no, però il partito che lo sorregge ha così paura di andare a nuove elezioni perché perderebbe la poltrona di sindaco e questa eventuale perdita si ripercuoterebbe sul governo nazionale. Che ne pensi? Potrebbe essere una chiave di lettura corretta, non ci dimentichiamo che il Partito Democratico ha all'interno dello stesso una serie di spaccature non indifferenti e questo lo vediamo anche nel governo centrale. Per quello che abbiamo potuto capire, Marino non è certamente il candidato di Renzi, non è sicuramente un suo uomo e probabilmente non c'è neanche una grossa stima da parte del Presidente del Consiglio nei confronti del nostro sindaco. E sicuramente la chiave di lettura è quella che hai dato tu, quindi quello di cercare di mantenere di questa poltrona per evitare che appunto il partito, il governo centrale ne possano risentire. Oh, Maria Pia, però, se io fossi adesso Marino, no? C'ho il prefetto che
giustamente mi dà una mano per l'operato cittadino. C'è quello che mi dice: stai attento a non fare così, ti consiglio di fare pomì. L'altro consigliere, praticamente mi hanno messo quattro consiglieri intorno, più il prefetto che mi guarda da sopra. Io, se fossi nel dottor Marino, ma questo lo dico Certo. umanamente, io me ne sarei già andato. Perché vuol dire che tu, Partito Democratico, non ti fidi più di me. Certo. Certo, Allora assolutamente. la Ma domanda. lui non credo che interessi molto. Il fatto stesso che non, io voglio sperare sia consapevole della sua incapacità amministrativa e governativa di Roma. Quindi già questo avrebbe dovuto, al di là di quelle che possono essere le spaccature all'interno del partito, avrebbero dovuto fargli pensare per buon senso di dimettersi. Ma a lui credo non interessi niente né del partito e tantomeno di Roma, che tra l'altro non è nemmeno la sua città. Ora non voglio fare la campanilista, però insomma anche questo andrebbe sottolineato. E quindi gli interessa semplicemente di avere questa poltrona, poi se qualcun altro governa e amministra al suo posto, secondo me gli va anche bene, perché come possiamo vedere mi sembra evidente stia facendo il comodo suo anche fuori dall'Italia, quindi. Oh, però questo significa paralizzare una città e l'8 dicembre ci sarà il giubileo, ci saranno altri Esatto. importanti appuntamenti, c'è il problema del traffico, il problema dell'illuminazione, che poi, ecco, Maria Pia Pace, ma facciamo un attimo luce pure sull'illuminazione. Qui quando giriamo la sera in macchina o a piedi, diverse zone di Roma sono al buio. Ma davvero tante, Roberto, anche strade centrali, Ma purtroppo. che succede, Maria Pia? Che sta succedendo? Ma in teoria, per quello che sapevo io, non doveva andare così la situazione, non è così che dovevano andare le cose. Quindi ci doveva stare un'illuminazione ridotta, ci doveva essere un'illuminazione ridotta. In realtà invece l'illuminazione su alcune strade non c'è affatto. Credo sia sempre il problema sia sempre lo stesso, quindi la mancanza di fondi, la mancanza di soldi. Proprio ieri ci sono stati licenziamenti dell'AMA rispetto a quei 60 pseudo raccomandati. Quindi anche lì avrei da dire, nel senso che possiamo essere d'accordo sul fatto che magari queste persone avessero ricoperto un ruolo lavorativo attraverso non conformi, attraverso quindi non siano stati assunti in maniera corretta, quindi siamo d'accordo su questo, però l'AMA si trova già in una condizione deficitaria dal punto di vista del personale, andarlo a ridurre ulteriormente. Non era questo il momento giusto per farlo, mi auguro che ci siano delle nuove assunzioni, quindi delle sostituzioni rispetto a questi dipendenti che sono stati licenziati. Certamente. Sinceramente, la situazione è davvero critica da tutti i punti di vista. È davvero critica e vediamo molto molto difficoltosa la via che porta all'uscita, se non vado errato, no? Sì, e lo dicevi poc'anzi, il giubileo che inizierà l'8 dicembre, l'abbiamo detto anche l'altra volta, quasi sicuramente noi nel 2016 non torneremo a nuove elezioni proprio per questo motivo, quindi fino a che non andrà a conclusione l'anno santo non possiamo e non potremo sperare in un cambio gestionale di Roma Capitale. Però Quindi. diciamo c'è una differenza che lascia l'amaro in bocca, perché magari pur non condividendo la linea politica del partito dell'epoca, noi abbiamo avuto sindaci come Petroselli e Vetere che si dichiaravano ufficialmente comunisti e militanti del Partito Comunista, eppure sono stati sindaci tra virgolette normali, positivi e propositivi. Poi Sì, hanno realizzato certo. cose buone, certe non sono riusciti a farle, per carità, ci sta nell'operato di un sindaco. Però hanno pensato a fare il sindaco. Ma infatti il problema di Marino, secondo me, non nasce da quello che può essere il suo orientamento politico, nasce proprio da un'incapacità gestionale e amministrativa. Ha sicuramente ereditato una situazione non facile. Quindi sappiamo benissimo che le casse di Roma Capitale erano vuote, se no addirittura debitorie. Però al di là di questo, non sa proprio dove mettere le mani. Almeno questo è quello che avverto io. Ormai è parecchio tempo che siede su quella poltrona, quindi
credo ci abbia dato ampia dimostrazione della sua incapacità. E quindi sarebbe una ragione sufficiente per rassegnare le dimissioni, ma poi se anche non credesse nella sua eventuale incapacità, no? Se hai quattro tutori, perché di quattro si tratta, certo. Sinceramente, com'è? Infatti ci dovrebbe essere una decisione dall'alto, quindi i vertici del partito dovrebbero prendere questa decisione, visto ma io e ti dico che lui certamente non lo farà. Certo, se ci fosse stata la vecchia legge che non prevedeva nuove elezioni, il Partito Democratico avrebbe già trovato la sua sostituzione in 4 e 4-8, ma siccome stavolta la sostituzione sul campo non si può fare e si devono di nuovo indire elezioni nuove amministrative, elezioni, certo. Nuove elezioni chiaramente, è chiaro che quel partito, la poltrona di Roma, non te la molla, nemmeno se vai da qui a Lourdes a piedi, insomma... È palesissimo. La nostra speranza è che la possano perdere è grande. Certo, la nostra speranza è che il malcontento è tangibile su tutti i fronti. Il malcontento c'è non soltanto nella gente che non è del Partito Democratico, quindi che non aderisce all'ideologia di questo partito, alle idee di questo partito, alla politica di questo partito. Il malcontento è generale e è anche fra le persone che avrebbero sostenuto il Partito Democratico, che magari sostengono anche il governo di Renzi, ma non appoggiano invece l'operato di Marino. È vero, questo è sotto gli occhi di tutti. Vedremo gli ulteriori sviluppi. Chiudiamo il tuo intervento di oggi, combattuto, sofferto, ma alla fine penso che ce l'abbiamo fatta, carissima Maria Pia. È un piacere averti sempre nostra ospite, come Fabrizio Busnengo, come Virgilio, come Vittorio Bellucci, come tutti quanti, perché siamo uno staff veramente unito e compatto. Io di questo sono contento, sia coloro che sono entrati 3 anni fa e sia non si può parlare oggi, dicevo, sia coloro che sono entrati 3 anni fa e naturalmente anche coloro che sono nuovi arrivi in questo staff. Vediamo se riusciamo ancora. Maria Pia, ci sei? Hai parlato troppo presto, Roberto. Dicevo, allora, il collegamento sofferto, però, il succo del discorso, sia coloro che ci sono qui da 3 anni, sia voi che siete entrati, diciamo, nell'ultimo frangente di tempo, niente, vabbè, oggi è così. Allora, vediamo di... tentare l'ultima volta, guardate, ho detto l'ultima volta sperando che almeno i saluti li riusciamo a fare. Maria Pia? Pronto? Riusciamo a sentirci, Roberto? Sì, allora, anticipatamente intanto ci salutiamo, buon fine settimana, Forza Roma, quello lo accantoniamo subito, così i saluti grazie li abbiamo... Grazie mille a tutti quanti voi e un buon fine settimana. Esatto, i saluti li abbiamo già fatti. Ti volevo qualche istante sulla curva sud e nord, perché spezzettata così, a parte il pugno nell'occhio estetico, ma che senso ha? Pronto? È una protesta la loro, no? No, dico che senso ha spezzettare la curva così per motivi... Ah, certo, assolutamente, non ha nessun senso, infatti io sono pienamente d'accordo con la posizione dei ragazzi della Sud. Ma perché si dice che la curva è stata spezzettata così per garantire la sicurezza pubblica? Come si fa? Roberto, ti sento molto poco. Dicevo, come si fa a garantire la sicurezza attraverso lo spezzettamento della curva? Per me è una situazione... Infatti, secondo me non è possibile, non è così che si garantisce la sicurezza della curva. E qui... Perché gli elementi distorsivi continueranno ad esserci lo stesso, quindi potrebbero essere distorsivi anche in un metro quadrato recintato. Quindi non ha senso assolutamente. Anche perché gli ultimi incidenti sono avvenuti tutti al di fuori dello stadio Olimpico. Al di fuori dello stadio, esatto. E allora esatto. Per punire le curve di Roma e di Lazio a sto punto, che senso ha? Non ha senso, è la solita modalità all'italiana di cercare di trovare una soluzione per pulirsi le coscienze, perché in realtà non sono in grado o non vogliono risolvere realmente il problema. E quindi noi siamo con i ragazzi in questo istante della Sud, ma con tutti i tifosi che tentano di manifestare pacificamente il loro dissenso. Poi c'è un altro problema di ordine giuridico
legale, perché la gente che non è entrata è rimasta fuori, ha cominciato a cantare Forza Roma, Roma Roma, insomma sono stati un po', diciamo, movimentati, ma movimentati nel senso giusto, si fa il tifo da fuori eccetera. La questura l'ha vista come una manifestazione non autorizzata, ma stare al di fuori dello stadio può essere una manifestazione non autorizzata? Ma probabilmente da quello che può essere un punto di vista legale sì, perché lo sappiamo bene, nel momento in cui c'è l'assemblamento di un certo numero di persone viene considerata una manifestazione per cui deve essere per forza di cose richiesta l'autorizzazione in questura, questo lo sappiamo, la legge prevede questo. E quindi però fare magari un incontro con il prefetto, con il sindaco o con colui che è preposto all'ordine e alla sicurezza pubblica per far togliere queste barriere di cui non è responsabile né la S Roma né la SS Lazio, parliamoci chiaro. No, certo. Però anche le società potrebbero scendere di più. Intercedere anche, certo. Dovrebbero prendere una posizione e intercedere, perché non si può giocare tutta la stagione con i tifosi a casa sul divano piuttosto che fuori dallo stadio, non è possibile. Anche perché specialmente una squadra come la Roma, che del tifo, no? Lo sappiamo bene. Certo, anche perché i tifosi sono l'anima di questa squadra. Se non ci fosse il tifo che c'è, probabilmente la Roma non sarebbe la Roma. Beh, senza dubbio, io penso che qualsiasi squadra senza il tifo mancherebbe di una parte importantissima e fondamentale. E poi calcolare tutte quelle persone che, vista la costruzione di sta barriera, gli è saltato il posto. Cioè, sì, perché sappiamo bene che moltissime persone della curva sud lo fanno proprio di mestiere quello di fare per la Roma e basta, quindi la loro settimana si svolge proprio nell'organizzare il tifo per la partita della domenica o del sabato che sia. E se anche è un tifo molto forte e molto acceso, se rimane civile e democratico, è giusto anche manifestare l'amore per la propria squadra in maniera fragorosa e assordante. Assolutamente. Come è giusto che altre persone che sono meno fragorose vedano la Roma con un tifo più silenzioso, ma sentito anche quello, no? Assolutamente, certo, senz'altro. Il problema non è il tifo, il problema è rappresentato da alcuni elementi che sono nella curva sud, ma che sono nella nord, ma che sono in tutte le altre curve delle tifoserie delle diverse squadre italiane, purtroppo non solo italiane, poi l'abbiamo visto bene, e quindi non sono problematiche legate al calcio, secondo me, da questo punto di vista io ne sono certa. Sono legate alla società e alla vita attuale, parliamoci chiaro. Esatto, la partita di persone calcio che strumentalizzano, comunque usano il calcio come pretesto per far danni, ma in realtà il problema non è quello, non è dato dal calcio. È dato dalla vita di tutti i giorni e dalla mancanza di punti di riferimento e di valori che una volta esistevano, è lampante. Maria Pia Pace, io ti ringrazio di questo collegamento che oggi passa alla storia per quanto è stato sofferto, cercato e caduto ben 12 volte, per cui è andata, non ci voglio credere, ce l'abbiamo fatta. Io ti mando un grande abbraccio, ti auguro buon fine settimana e spero di risentirti venerdì prossimo in condizioni più normali stavolta. speriamo di sì Roberto, certamente ci sarò con voi, è sempre un piacere. E ricambio l'abbraccio e il buon fine settimana a tutti. Grazie a te, e poi ti dico che su certi siti già stanno uscendo le presunte ed ipotetiche cause di questo blackout telefonico della nostra compagnia telefonica. Non faccio il nome perché mi fa piacere sapere che non è un problema legato al mio telefono. E anche al mio, perché di solito è un problema soltanto di rete. Ecco, siccome ho un telefono che è del 2004, ogni tanto dico sto telefono mi sta abbandonando. Però invece poi vedo che per le dirette è ancora una cannonata, per cui non lo voglio togliere dalla circolazione.
Ok, no, è caduto di nuovo, vabbè, ci fermiamo qui, il telefono si è risentito, ha detto sono vecchio, basta, no, no, ci sono dei problemi sulle linee telefoniche, fa parte anche questo, amici e amiche all'ascolto della diretta di una web radio, noi andiamo avanti lo stesso. Per il momento grazie a Maria Pia Pace per questo collegamento, noi ci risentiamo tra un po' con il prossimo ospite, linee telefoniche permettendo, grazie.